sono un tecnico di radiologia. Silvia, sono un medico della radioterapia. Sono Fabrizio Matta, tecnico sanitario di radiologia medica. La medicina che noi proponiamo ai nostri piccoli pazienti, che sono queste radiazioni che non si possono vedere, non sono degli strumenti che li toccano, loro non sentono nulla. Cosa di misterioso, secondo me, di misterioso e anche di poco conosciuto. A volte è difficile far capire che veramente sta succedendo qualcosa. Nell'invisibilità non c'è la sofferenza. La persona non percepisce nulla, non percepisce né calore né dolore. È davvero invisibile. Se da un lato la radioterapia è invisibile, sicuramente è particolarmente visibile la tecnologia. Primo impatto, molte barriere. In questo senso di stupore da un lato, ma anche di timore. Il fatto di restare soli potrebbe essere un punto di criticità, no? Un punto problematico. Una cosa molto molto importante è parlare tantissimo con loro, delle loro paure, li si tranquillizza. Li facciamo anche un po' giocare con questa tecnologia. Un gioco in realtà spontaneo. È un rapporto di fiducia, è un filo invisibile di cui c'è questo legame. Loro ci aiutano e ci guidano nell'affrontarlo insieme a loro. Con alcuni addirittura questo filo non era un filo immaginario, è proprio un filo che il bambino teneva stretto nella sua mano e che ogni tanto sentiva tirare. Era la mamma che lo teneva e c'era questo legame che li univa. E tra questa terapia invisibile c'è un mondo di relazione. Sta effettivamente avvenendo una cura, ecco.